Non è criminalizzando le forze di polizia che facciamo buon servizio al paese. Non è demonizzando le forze di polizia o delegittimando l'operato delle forze di polizia che noi facciamo un servizio al paese in un percorso di democrazia. Così il sottosegretario all'interno Nicola Molteni sui fatti di Pisa. Oggi a Castiglion Fiorentino per ricordare a 21 anni dalla morte Emanuele Petri, sovrintendente capo della Polizia di Stato. Molteni poi è intervenuto anche sulle parole del capo dello Stato Mattarella, che aveva definito un fallimento l'uso dei manganelli. No, guardi, io credo che le parole del presidente Mattarella vadano rispettate e non vadano strumentalizzate. Io ho detto più volte che le forze di polizia italiane sono un baluardo a difesa dei diritti, sono un baluardo a difesa delle libertà, tra i quali i diritti a manifestare, che è sacrosanto, il diritto a dissentire. Era il 2 marzo del 2003. Quel giorno Emanuele Petri, durante un apparente controllo di routine sulla tratta Roma-Firenze, si accorse di avere tra le mani due documenti falsi. Appartenevano a Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, capi delle nuove BR. Petri fu ucciso in una sparatoria. Il suo sacrificio, medaglia d'oro al valore civile, portò a recuperare elementi considerati decisivi per le indagini sulle nuove Brigate Rosse. Quel sangue che ha consentito di porre fine a quel terrorismo di matrice brigatista, insieme agli altri caduti della Polizia di Stato, rappresentano per noi la memoria viva, la memoria pulsante. Presente come sempre la vedova Alma Petri, che tiene vivo il ricordo del marito, soprattutto tra i più giovani. Da lei, moglie e madre di poliziotti, arriva un appello al rispetto della legalità. Loro hanno il diritto di protestare, ma anche i poliziotti devono sapere, i nostri ragazzi devono sapere che sotto quella divisa c'è un ragazzo come loro, e quindi la massima legalità da ambo le parti.